Buongiorno a tutti, signori, anche se in realtà il buongiorno ce lo siamo già dati questa mattina con un altro video. Pagelle 2023-2024, Milan 0, Juventus 1, gol di Manuel Locatelli che fa un giro del destino e ritorna. Ieri sera vi dicevo allo stesso minuto, ma non avevo capito anche dello stesso giorno, e quando me ne sono reso conto, pium, cervello fatto così. Vabbè, tanto il destino è troppo strano per essere compreso in maniera logica. Bisogna accettarlo, semplicemente. Vi dicevo, questa mattina già un altro contenuto, eccolo qui. Non so se l'avete visto oppure no, nel caso io ve lo lascio qui sopra nelle schede. Fateci un salto, andatevelo a controllare, ad ascoltare. Al termine di questo video vi racconto un po' la mia visione su quelli che sono gli argomenti più spinosi del giorno, e cioè l'umore che deve avere oggi il tifoso juventino, e anche quello magari in cui deve credere sul lungo, perché io credo che sia sempre giusto e sacrosanto analizzare partita per partita, però poi per tirare le somme definitive del momento non bisogna cadere nell'analisi di 90 minuti singoli. Questo credo che sia assolutamente giusto e sacrosanto. Andiamo avanti e partiamo da Allegri. Voto 6,5, non è un voto né troppo alto né troppo basso, è un voto sopra sufficienza. Perché? Perché vi dicevo che comunque la partita non mi è piaciuta per quanto sia stato l'approccio, mi è piaciuto invece il modo di parlare di Allegri nel post partita, perché Allegri dice una cosa che secondo me è interessantissima, cioè questa partita sarà positiva e questa vittoria sarà positiva solo e soltanto se sapremo prendere quelli che sono i punti negativi e cercare di migliorare quelli, e quindi migliorare effettivamente, se no questa vittoria non ci servirà a niente. Credo che sia l'analisi giusta, l'analisi più logica da fare. Poi è ovvio che qua bisognerebbe metterci mano, ed è proprio lui che deve metterci mano nel migliorare queste cose, che sono sempre le stesse: la gestione del pallone. Noi quando abbiamo il pallone tra i piedi facciamo sempre un sacco di fatica, per quello che io continuo a battere su questo punto da inizio stagione, perché secondo me quando noi non abbiamo la palla siamo una squadra che bene o male sa che cosa deve fare in campo, lo sa, poi a volte lo fa bene, a volte lo fa meno bene, ma quando noi abbiamo la palla non lo sappiamo mai. E quindi, dato che è il terzo anno della stessa guida tecnica, se sappiamo e se lo sai, se lo dice a maggior ragione lui, io vorrei proprio degli allenamenti specifici. Poi magari li fanno e non sono efficaci, io nemmeno lo so, non lo posso dire, però da esterno posso semplicemente dire questo: sì, è questo il punto in cui dobbiamo migliorare. Perché io a un certo punto ieri sera ho avuto paura, no? Cioè, ho pensato, se Pioli arriva a ragionare, a pensare che quando la Juve ha la palla va in difficoltà e il Milan è un uomo in meno, e il Milan inizia a fare magari la partita che aveva pensato la Juventus nel primo tempo, quindi di gestione del risultato dello 0-0, poi diventa molto complicato per noi. Invece il Milan ha cercato di fare comunque la sua partita, di gestire il pallone, era la seconda squadra in Serie A per precisione e passaggi, quindi ha provato a non snaturarsi. Avessero deciso, optato di fare una partita più difensiva, probabilmente la Juventus sarebbe andata in seria difficoltà anche con l'uomo in più. Quindi noi dobbiamo per forza migliorare in quei cosi, principi fondamentali, perché quando abbiamo la palla non ci siamo. E ripeto, la partita secondo me non è stata meravigliosa, è stata preparata per non prendere gol. Poi l'uomo in più deve dare quel qualcosa in più assolutamente, e Allegri si arrabbia nel finale proprio per questo, proprio perché lo sa anche lui che non è stata la partita che doveva essere con un uomo in più. Szczęsny, voto 7. Io qua parto alto, perché Szczęsny fa una giocata, una sola, ed è quella lì a togliere il pallone dalla porta di Giroud, una delle poche fiammate del Milan, perché la Juventus veramente non ha subito. Milan ha fatto una bruttissima prestazione, secondo me peggiore di quella della Juventus. La Juventus ha super meritato di vincere, nonostante una prestazione non sfavillante, non meravigliosa. La Juve ha avuto il sacrosanto merito di vincere la partita, ma la vince perché c'è stato Szczęsny a togliere quel pallone lì dallo scatto di Leao e dal tiro di Giroud. Poi, a parte quello, la Juventus non ha corso rischi. E a proposito di rischi, mi fermo due secondi e voglio dirvi una cosa. Eccoci qua. Ehi, fermati, ho creato questo luogo sicuro soltanto per me e per te. Siamo su internet, un posto pieno di pericoli, non fisici ma digitali, ed è per questo che voglio aiutarti. Per colpa dei tuoi dati sei sempre costantemente esposto dal punto di vista digitale. Le tue password, ad esempio, potrebbero essere rubate da dei ladri virtuali tramite il phishing. Questo è solo uno dei tanti motivi per cui dovresti scaricare NordVPN dal link in descrizione. Poi, se vuoi farti derubare, sei libero di farlo, ci mancherebbe, non sono qui a giudicarti. E in
più, soltanto grazie al link di affiliazione che trovi qui sotto in descrizione, avrai addirittura ben 4 mesi extra di copertura NordVPN. Oh, mica male, eh? Ma poi metti il caso, ti trovi all'estero a vedere una bella partita di Champions della... Juve, no, quest'anno no. Vabbè, sei all'estero per qualsiasi altro motivo e ti vuoi vedere un contenuto geolocalizzato su un'altra piattaforma e quindi non puoi perché non sei nel paese d'appartenenza. E ancora una volta NordVPN corre in tuo soccorso. Poi qui puoi prima di tutto provare, infatti c'è la garanzia soddisfatti e rimborsati 30 giorni. Con NordVPN sei più protetto di una difesa composta da ben 4 Alexandro su 4 in versione 2023. Pensaci. Gatti, voto 6. Non era mica facile doversi metterli a gestire, a marcare Leao. Un paio di occasioni in cui l'ha subito, perché Leao comunque è un giocatore che dal nulla può tirarti fuori qualcosa, come in occasione appunto dell'assist che ha fatto a Giroud sullo 0-0 alla parata di Szczęsny. Ma è un giocatore che se si accende Leao è difficilmente arginabile. E Gatti secondo me l'ha fatto abbastanza bene. Il duello complessivamente si può dire vinto da Gatti. Non so come sarebbe andato in parità numerica, nemmeno mi interessa sinceramente in questo momento, perché il Milan-Juve di ieri sera è stato un Milan-Juve della bugia rispetto a quelli che sono i livelli delle squadre. Una partita brutta proprio per quello, mancavano tantissimi giocatori al Milan, magari quelli della Juve che c'erano non stavano bene, poi ne mancavano comunque anche la Juve, quindi non è stata la partita, non è stato Milan-Juve vero. Cioè quello di ieri non è stato un Milan-Juve vero, sembrava quasi più da formazione un Milan-Juve estivo di quando si provano un po' tutti i giocatori, ma con la grinta e la volontà di portarsi a casa il risultato di una partita vera. Gatti, voto 6. Pioli ha detto che Gatti meritava più cartellini gialli. Vabbè, d'accordo. Poi due minuti prima aveva detto che non parlava degli arbitri, che non gli andava bene. Quando si perde si fa sempre un po' più fatica a essere lucidi. È inutile, è la storia della vita dell'uomo. Rugani, voto 6. Credo che, a parte la girata di Giroud, quindi il repertorio della casa per il francese, specialità della casa per il francese, perché Giroud si gira su Rugani, del resto ci siano state veramente poche sbavature. È un giocatore Rugani, ragazzi, io sono sempre stato di quest'idea, e il Rugani versione, davvero uso la parola matura perché Allegri ha detto che è maturato, che è migliorato anche dal punto di vista della leadership. Il Rugani versione matura mi conferma quello che è sempre stato il pensiero nei confronti di Daniele. Giocatore che non ha le potenzialità per essere un titolare nella Juventus, perché non ce le ha, non prendiamoci in giro, però per essere una riserva ci può stare assolutamente, assolutamente. Il limite è sempre stato quello, l'ingaggio, perché è un giocatore che guadagna troppi soldi per essere una riserva. Lui era prima, figuriamoci oggi, che è un po' il motivo per cui si sta andando verso il rinnovo di contratto spalmato come introito, come ingaggio. Quindi mi sorprende, perché è un giocatore veramente che lascia in naftalina e quando lo tiri fuori risponde presente, fa delle prestazioni solide. Ecco, credo che solido sia il termine giusto per descrivere Rugani. Voto 6. Voto 6 e mezzo a Bremer, che dei tre difensori centrali è quello che mi è piaciuto di più sinceramente, aggressivo, quando poi entra Huijsen addirittura va lui a destra e va a marcare Leao, perché sa che c'è necessità di metterci un po' più di fisicità e attenzione su un giocatore come Leao. Bremer sta iniziando un pochettino a muovere i giri del motore dopo un inizio di stagione complicato e difficile. Ecco che Bremer sta tornando un giocatore importante, e questa è sicuramente una notizia positiva per la Juventus, perché c'è bisogno, e poi gioca in un ruolo abbastanza delicato come il centrale difensivo, e quindi c'è assolutamente necessità di recuperarlo sia fisicamente che psicologicamente. Ha avuto 6 e mezzo, alla fine l'assist del gol di Locatelli deriva da lui, una sua sgasata, è questo che porta il suo voto a 6 e mezzo, ma la prestazione secondo me non è stata di alto livello. A me gli esterni ieri non hanno convinto. Ueha un po' di più rispetto a Kostic, perché c'è quella sorta di intesa naturale con McKenny, perché forse si conoscono, quindi sanno come gestirsi, dove vanno, bla bla bla. Però secondo me dagli esterni la Juventus deve chiedere un po' di più. Ueha ieri appunto ha il merito di servire, di pescare Locatelli con quella bella verticalizzazione. È un ragazzo che può crescere, poi Milan-Juve, UEA, insomma sono sempre dei collegamenti. Prima parlavamo del destino per Locatelli, anche questo assolutamente è un segnale del destino. Voto 6 e mezzo a McKennie, che secondo me sta facendo un buonissimo avvio di stagione, lo trovo maturato completamente,
sembra un altro giocatore, non so se è un discorso adesso atletico o di testa, perché può essere uno dei due, o magari tutte e due insieme. Sono curioso di vedere lo sviluppo e l'evoluzione della stagione di McKenny, perché ci sta veramente mettendo tanto dal punto di vista della grinta, e dal punto di vista di tutto quello che mette dentro il campo. Cioè, veramente c'è una presenza dentro il campo da parte di McKenny allucinante, allucinante. E quindi bravo Weston, continua così, anche se quella palla forse deve ancora cadere, quel tiro che ha fatto là in fondo, caro il mio Cesar Prates. Però adesso pian pianino, lui è sempre stato uno che il gol nel sangue ce l'ha, più di testa che di piede, però può arrivare anche sicuramente a tornare a segnare. Lo aspettiamo, perché sono convinto che McKenny sarà uno che un paio, due, tre, quattro gol magari in tutta la stagione, in tutte le competizioni, anche se c'è poi la Coppa Italia e la Serie A, potrebbe metterli a segno. Voto 6,5 Locatelli, che è l'autore del gol dell'1-0, quindi il match winner, se vogliamo, è suo il gol che ci permette di portare a casa i tre punti. Però sì, non è stata una prestazione super. Poi addirittura è arrivato a concludere due volte. Cioè, non è stata una prestazione super, intendiamoci. È stata la prestazione standard di Locatelli davanti alla difesa all'interno di una Juventus che come contesto ha quello di difendere. Perché ieri è stata una partita prettamente difensiva, anche Allegri l'ha detto nel post partita. Quindi è il solito, la solita prestazione di Locatelli mediano, che lì davanti fa tanta legna. 6,5 più il gol, che però io voglio anche essere abbastanza onesti, prima abbiamo parlato di destino, bene. Però quel tiro di Locatelli non sarebbe entrato. È per questo che faccio anche un po' fatica poi a portare sul voto. Qualcuno potrà dirmi: il voto è basso, deve essere 7, va bene, cioè non è un problema. Però quel gol forse è stato spinto, quella deviazione di Krunic decisiva è stata una volontà del destino più che un qualcosa di Manuel, diciamo così. Voto 6 a Rabiot, non mi è piaciuto. La partita di Rabiot non mi è piaciuta, ma in generale il centrocampo della Juve ieri non mi ha fatto impazzire. E credo che sia anche un po' la motivazione del perché è venuta fuori una partita non meravigliosa. Se il blocco da 5 dei centrocampisti, quindi esterni e quelli più centrali, non hanno fatto la partita che dovevano fare, beh, ecco che arriva abbastanza in fretta. Poi Rabiot era capitano della Juventus, quindi anche un segno di esperienza, di fiducia nei confronti del numero 25, ma io lo so perché gliel'ho visto fare, può fare decisamente di più. E anche lui è partito non benissimo, a parte il gol alla prima giornata contro l'Udinese, però non è che da queste cose solamente che si determina il livello di un centrocampista come Rabiot. Lo aspettiamo, perché c'è bisogno della sua miglior versione. 5 Kostic, secco, bocciato, perché Kostic ieri secondo me ha fatto una bruttissima prestazione, tantissime volte al cross, pochissime volte è andato di precisione, e c'è assolutamente necessità di ritrovare il Kostic dell'anno scorso, o almeno quello della prima parte di stagione, perché non l'abbiamo ancora visto, non l'abbiamo assolutamente ancora visto. Voto 5, insufficiente. 5,5 anche a Milik, non mi è piaciuto nemmeno lui. Sono sincero, non mi è piaciuto nemmeno Milik. In quella zona di rifinitura tra il centrocampo e l'attacco nel 3-5-1-1. Però Milik è un altro che è stato decisivo, perché ha già fatto un paio di gol decisivi, impattanti, importanti. Però vedo, non so se il termine giusto è appesantito, invecchiato, non lo so, però lo vedo sicuramente diverso. Cioè il Milik dell'anno scorso aveva più energia, andava anche più veloce, secondo me. Il Milik di quest'anno è letteralmente un centrocampista aggiunto, perché ieri sera ha fatto davvero il centrocampista aggiunto, e io credo che Milik abbia delle qualità che devono essere valorizzate negli ultimi metri. Di arretrarlo così tanto, o anche quando è comunque nella sua zona, vederlo andare un po' più piano mi fa dire: ma Milik sta bene? Cioè, c'è un problema fisico alla base per Milik, o semplicemente in questo momento gli viene richiesto qualcosa di diverso e più di sacrificio? Perché vorrei capire questa cosa qua. Milik non mi sembra ancora al 100%, magari pressione mia, vorrei sapere anche un po' la vostra. Questo signore qui, insieme a Szczęsny, è il match winner. Perché abbiamo parlato della partita degli episodi, il gol di Locatelli è un episodio, ma gli episodi più impattanti secondo me sono quelli voluti
perché certo Locatelli voleva fare gol ovviamente, ma come dicevamo magari il tiro non sarebbe entrato, poteva finire fuori, poteva essere parato, non lo sapremo mai, non mi è nemmeno sembrato partire troppo bene. Però Ken fa quella giocata su Ciao e Szczęsny fa quella parata e sono cose distinte ma anche cose tecniche, perché la parata di Szczęsny è tecnica e la giocata di Ken è decisamente tecnica, assolutamente sì. Giocatore che sta crescendo tanto secondo me Ken, poi è un giocatore che deve ancora trovare la sua posizione nel mondo secondo me, ma su Ken vorrei farci un contenuto a parte durante questa settimana, dato che sì, ci sarà la Champions e il Milan sicuramente orientato verso la Champions e quindi non era ancora al 100% dal punto di vista mentale per affrontare una gara come quella con la Juve. Noi abbiamo tempo, ma su Ken secondo me è giusto spendere qualche parolina in più, quindi mi taccio adesso per parlare tra qualche giorno. Voto 6 a Vlahovic, è entrato, ha avuto due occasioni abbastanza importanti, diciamo così, abbastanza importanti, come quella in cui poi Mirante fa quella parata di mano all'indietro, quella in cui Mirante fa quella parata sul tapin di Cambiaso, quindi Vlahovic poteva segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Non c'è riuscito, sarà per la prossima, dato che ora è tornato a pieno organico, a pieno titolo, a tempo pieno, in organico, pappanata generale. E Vlahovic sicuramente sarà un giocatore importante nelle prossime partite della Juve. Già il fatto che la Juventus riesca a portare a casa una vittoria così pesante, nel modo in cui è arrivata, certo, assolutamente, ma senza il suo attacco titolare, beh, un bel segnale, bel segnale. Voto 6 a Cambiaso. Ecco, su Cambiaso voglio dire una cosa: mi è piaciuto tanto per come è entrato, perché è andato a toccare tanti palloni, infatti mi è venuto il dubbio di andare a controllare, e Cambiaso in poco tempo, perché avrà giocato una mezz'oretta, 35 minuti, ha toccato 40 palloni. Se andiamo a sommare i palloni toccati da Ken e Milik, che sono partiti titolari, li mettiamo insieme, bene o male viene fuori lo stesso numero, dovrebbe essere 43-44, una roba del genere. Quindi a me piace tanto Cambiaso, perché è un giocatore che entra veramente nell'azione, è un giocatore che va perché non ha paura della palla, gli piace giocare con il pallone, è un giocatore molto tecnico e secondo me è un giocatore molto intelligente. A me Kostic piace di più, cioè secondo me Kostic oggi è più forte di Cambiaso, però deve ritrovare se stesso Kostic, perché Kostic è un giocatore fenomenale nel puntare l'uomo e andare al cross, portarsela sul fondo, andare sul sinistro a crossare, fenomenale, ma è ritornato ad essere molto impreciso, che è un po' il ritornello che tiravo fuori all'inizio della passata stagione. Cambiaso è un giocatore che sa fare tante più cose ed è destinato secondo me a crescere tanto, tanto, perché mi sembra un giocatore che sa fare a giocare a pallone, quindi Allegri ha l'imbarazzo della scelta e credo che questa sia una cosa super positiva per la Juventus e anche per Cambiaso stesso, perché si sta ritagliando e si può ritagliare ancora più spazio secondo me. Bravo, bravo Andrea. Wiesel, voto 6. Esordire nella Juventus dopo pochi secondi, fare un anticipo di petto su Leao a San Siro. Beh, credo che sia un bel biglietto da visita, diciamo così, un buonissimo inizio di stagione. Ho visto di peggio, poi ho visto anche il ragazzino del Barcellona che era il primo, anzi il secondo, perché il primo è stato lo stop per mettersi la palla sul destro, è stato un esordio importante, ma il primo pallone ha fatto gol, quindi tanta roba. Ma Wiesel che fa questo esordio qua, chiedo una cortesia, perché l'ho già letto, l'ho già visto, il nuovo De Ligt, Robert Kabionde, difensore olandese. Vi chiedo una cortesia. No, Wiesel e Wiesel, non sappiamo nemmeno che caratteristiche ha, non sembra De Ligt, ma nemmeno fisicamente. Wiesel e Wiesel, non iniziamo i paragoni solo perché ci sono delle... Vi prego, siamo meglio di così, siamo meglio di così. Chiesa senza voto, è entrato, non ha toccato chissà quali palloni. Chiesa senza voto, ma sapevamo che non stava bene. Anzi, io sinceramente mi sono sorpreso anche a vederlo in campo, perché si era parlato addirittura di non convocazione, pensavo che non lo rischiassero, forse Chiesa è entrato anche con un po' di paura col freno a mano tirato, non lo so, mia impressione o condivisa anche da voi. Miretti senza voto, ma vale il discorso che ho fatto ieri sera nel post partita,
quindi non sto a ripetermi, se non avete visto il post partita lo trovate comunque qui sopra nelle schede, datevelo a vedere. Miretti è entrato a pochi minuti dalla fine, ma quelle cose da lui inizio a pretenderle, perché è un giocatore che inizia ad avere delle presenze e quindi è un giocatore che va trattato come ovviamente tutti gli altri. Poi ovviamente non è che gli puoi chiedere chissà che, però quelle robe lì bisogna. Alla prossima, semplicemente così. Ciao ragazzi, buona giornata.